Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta tra Figlio lo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Or giunga, avvocata nostra, rivolge a noi il tuo... Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Madre prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di ogni lode, Vergine potente, Vergine clemente. Ogni cosa c'è, ogni cosa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ecco, quest'oggi, 25 luglio, ricorre la festa di San Giacomo, il nostro patrono. Anche se, diciamo così, la festa ufficiale del paese poi arriverà fra poco, no? In agosto. Ecco, ma questo giorno c'è la memoria liturgica, quindi vogliamo gioire, ecco, per questo apostolo che in certo senso è colui che ci protegge, no? Il nostro protettore che ci guida nel cammino cristiano ogni giorno, pregando per noi, guardandoci dal cielo. Ma da questa sera anche è doppia festa, perché da stasera entriamo nella festa della domenica e quindi San Giacomo ci invita a ricordare che tutti noi siamo cristiani e siamo figli di Dio e siamo amati. E allora proprio per questo, sulla base dell'amore, che è anche ciò che ha spinto Giacomo a fare tutto ciò che ha fatto, no? A seguire Gesù, a dare la sua vita, è stato il primo ad essere martirizzato, a dare la vita, no? Per amore di Gesù. Ecco, questo ci ricorda che tutti facciamo o dovremmo fare quello che facciamo per amore. Allora vogliamo chiedere perdono al Signore all'inizio della Santa Messa per tutte le volte che non facciamo così, che non riusciamo a vivere per amore, che non facciamo le cose per amore, che non mettiamo prima di tutto Dio e gli altri, la nostra vita, ma sempre sotto l'ottica dell'amore. O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Al secondo libro dei re. In quei giorni, da Baal Salisà, venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Signore, e sazia ogni vivente. Abbi la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno, e parlino della tua potenza. Abbi la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Allora, carissimi, San Giacomo, non è mai capitato di trovarmi in una parrocchia dove il patrono fosse un apostolo. Quindi, una cosa molto bella questa. E allora, chissà quante volte vi avranno parlato di San Giacomo. Quando sentiamo parlare dei santi, o ci immaginiamo i santi, sono molto lontani dalla nostra vita, dalla vita comune che facciamo noi. Invece i santi e gli apostoli, i primi che Gesù ha chiamato, erano uomini comuni come tutti quanti noi. Le sante che hanno accompagnato poi i discepoli, i santi e le sante di ogni tempo e di ogni epoca, erano persone comunissime come tutti quanti noi. Voi provate a immaginare Gesù quando comincia a chiamare i primi attorno a sé. Ci dice il Vangelo che, non quello di oggi, no, ci dice il Vangelo della sequela, ci dice che Gesù chiamò a sé dei discepoli perché stessero con lui, prima di tutto, e per poi mandarli, no? Per inviarli. Perché apostolo vuol dire proprio questo, inviato, apostello, no? Una parola greca, vuol dire colui che viene mandato. E allora immaginate un pochettino questi giovani, immaginate Giacomo e Giovanni, col fratello Giovanni, stavano col padre, erano tornati la mattina. Tu, seguimi. Noi diremo sì, segui, ma dove? Dico, dove? Dove dobbiamo andare? Ma spiegami, ma quanto tempo ci vuole? Ma dove dobbiamo arrivare, perché io c'ho da fare adesso, no? Cioè, si sono alzati, hanno lasciato la vita che facevano prima e l'hanno seguita immediatamente. Che l'avevano già, no, sentito dire, avevano già visto. No, no, no. Bene chi fosse Gesù. Ricordate quando, per esempio, parlava della passione? Dicevano, ma questo chi è? Quando ha sgridato il mare, ma chi è questo qua allora che anche il mare lo ascolta? E chi è questo qua? Non è che erano, avevano chiare le idee. Gli apostoli lasciano tutto, così fa anche Giacomo. Viene chiamato il maggiore perché rispetto all'altro Giacomo è il primo, no? E il tuo Giacomo che ha seguito Gesù. Soprannome, i figli del tuono. Lui è il fratello, il Boneardes. No, figli del tuono, perché erano molto impetuosi, focosi, no? Una volta, se vi ricordate, l'Evangelo, vanno in un paese di samaritani che erano, non andavano d'accordo con i giudei, no? Quando vanno lì non li accolgono, Giacomo subito dice con Gesù: Gesù, dobbiamo dire che casca un fulmine dal cielo che li fulmina tutti quanti. Gesù le ha sgridati, li ha sgridati, no? Se no, non dite così, lui è fratello. Un'altra volta hanno fatto andare avanti la mamma, tutti e due i fratelli. Ma gliela dire tu, no? Che c'è, ha detto la mamma? E niente, voglio che i miei figli devono stare una a destra e una a sinistra tua. Quando... si faceva forte, premeva dentro quella passione, quei desideri, quel modo di essere, no? Anche i loro limiti, anche le loro fragilità. E vediamo Giacomo che, insieme con il fratello Giovanni, con Pietro, erano quei pochi che hanno seguito Gesù sempre, no? Fino all'orto degli ulivi, stando accanto a lui, sotto la croce morta. Però hanno continuato a seguire Gesù sempre. Giacomo è stato il primo ad aver dato così gloria, lode al Signore con il martirio, no? Tra il 42 e il 44. Ce lo dice la Sacra Scrittura, no? Gli Atti degli Apostoli, con la spada. È stato una cosa non piacevole, immagino, no? E allora ecco Giacomo che cosa ci comunica? Ci comunica quel voler seguire Gesù così come siamo. C'è una preghiera molto bella, qualcuno la conosce, che dice: amami come sei. Gesù dice a chiunque legge questa preghiera, dice: amami come sei. Se tu aspettassi di essere perfetto non mi ameresti mai. Allora Giacomo ci fa capire che noi possiamo seguire Gesù e dobbiamo seguire Gesù se vogliamo rispondere alla sua chiamata, seguendolo da subito, da adesso, non l'unica prossima. Quel capitolo 6 in cui Gesù ci parla del pane di vita, ci dice che lui stesso, no? È egli stesso il pane vivo, la vita per ciascuno di noi. Questo è Gesù. Quando si trovavano a vedere prodigi, una parola bella da ascoltare,
Allora Gesù si accorge che se quella gente, oltre ad avere parole belle da dire a quelle persone, deve avere pure qualcosa non in senso. Allora Gesù sa bene che prima di sfamare la gente con se stesso, deve dare qualcosa sotto i denti, perché con lo stomaco vuoto si ragiona poco, no? C'è un proverbio che dice che non si campa di gloria patri, no? Ed è vero che il primo modo di essere apostoli, no? Cercare di fare più giustizia, di essere più giusti. Se comincio io, cominci tu. Già da quando io mi trovo, che ne so, in fila, da qualche parte, invece di saltare alla fila rispetto alla fila, se io invece di sprecare il pane, di buttare le cose, cerco di condividerlo con chi non ha niente, cerco invece di prendere una cosa in più che è superflua, di dare un'offerta a qualcuno che ha bisogno, di aiutare qualche famiglia. Dato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio vero del Dio, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché assumano sempre più i sentimenti del Signore, per essere pastori pronti a dare la vita per il popolo loro affidato, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberale, unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Santo altare, pensa del
O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione hanno regalato questo rosario, ora lo benedico, così lo metterò alla mano di Padre Pio, che preghi per tutti quanti noi. Padre di infinita misericordia, per tuo volere e per opera dello Spirito Santo, il tuo unigenito Figlio prese umana carne nel grembo della Vergine Maria, patì il supplizio della croce, risuscitò dai morti. Accogli la nostra lode e benedici quanti perseverano con le labbra e con il cuore nella preghiera del Rosario, perché siano presentati a te dalla stessa Vergine Madre al termine della vita, per Cristo nostro Signore. Allora riceviamo tutti la benedizione. È stata una bella serata, vero? Non troppo calda. Ecco, speriamo che questo celebrare insieme ci unisca sempre di più come paese, perché non c'entrano date, non c'entrano luoghi, c'entra la comunità, che questa è, no? Siamo tutti insieme, preghiamo a vicenda, sosteniamo non solo le cose belle ma anche la debolezza e le fragilità l'uno dell'altro, così riusciamo davvero a presentarci davanti al Signore, perché nessuno si fa santo da solo. Non posso dire: Signore, eccomi qua, mi sono fatto santo, ecco, Gesù dicerà: e gli altri? E quelli che ti ho messo accanto? E quello che non sopportavi, quello che ti sembrava antipatico? Ecco, allora quindi preghiamo per tutti quanti, perché il Signore ci aiuti davvero ad arrivare tutti un po' cadendo, un po' rialzandoci, ma ad andare avanti con gioia verso la santità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E con unico avviso, giovedì che verrà, che è il 30, la sera non ci sarà l'adorazione in chiesa perché iniziano le Olimpiadi, sono 3 giorni di Olimpiadi con i ragazzi, quindi godiamoci anche questo momento. Il 30 è per gli adulti, vero? Il 30 è per i grandi, quindi invece di fare le Olimpiadi davanti a Gesù, andiamo a fare correndo e scappando, che anche questo conta, è bene. Nel nome del Signore andate in pace. E buonasera a tutti. San Giacomo, prega per noi. San Pio, prega per noi.
Bologna. Pampanana. Certo. A questo pezzo vincerà anche la lettera della lotteria. Mi dispiace. Antonio? Ciao. Siamo operativi. Sì, vedo, vedo. Bravo. A te solo sei dentro, sì. Salve, ciao. Ciao. Lei è di...
spedito. Grazie. Cassiera, ripeto, no, vai, te Nicola, devo prendere la cassiera. Sì, veramente, ma io non volevo, È stato lui, Jessica, ti ripeti a Jessica, Jessica, io sto aspettando Angela. Angela, non mi fate neanche l'intervista, a me che non fanno. Vabbè, allora faremo due interviste a te. Buonasera e benvenuti a San Giacomo in piazza 25 luglio per la 15ª edizione della festa di quartiere dove c'è degustazione di pompanella e porchetta. Questa è la 15ª edizione e festeggiamo la ricorrenza di San Giacomo degli Schiavoni. Siamo qui con Costanzo Romolo, uno degli organizzatori e uno dei fondatori del gruppo del comitato di quartiere Piazza 25 Luglio. Allora, raccontaci un po' com'è nato il gruppo, com'è nata l'idea della festa. Il gruppo, una sera ci siamo riuniti 5-6 amici
abbiamo cercato di fare questo gruppo qua. Poi siamo arrivati a 15-20, poi piccola festa, i primi 2-3 anni e poi grandi eventi fino al 7º-8º anno. Poi hanno abbandonato e io con un altro piccolo gruppetto di giovani siamo riusciti a ricomporre e fare le piccole manifestazioni. E ogni anno è sempre un po' meglio e la gente partecipa sempre di più e ci fa piacere, onore. E speriamo che di continuare se c'è ancora la buona volontà. Speriamo. Come sta andando questa sera? Stasera un po' alla grande, c'era un sacco di gente, gli piace il gruppo e tutto, gli piace mangiare, bere e divertirsi. Grazie per l'impegno, a dopo. Sì. No, così va bene. Siamo qui con una delle signore che sta partecipando alla serata ed è una signora che abita in questo quartiere. Da quanto tempo è qui? Abito in questo quartiere dal 91, praticamente una delle prime famiglie è stata la mia, cioè, capito? Quindi sì, dal 91, siamo i pionieri di questo quartiere. Cosa pensa di questa serata? È bello perché sto vedendo un sacco di persone che normalmente non si incontrano, tutte le persone del paese poi siamo, non vedo gente di fuori, però persone che non incontri mai nel quotidiano, va bene? Ok. Grazie, buona serata. Siamo qui con alcuni dei ragazzi che sono cresciuti in questo quartiere. È anche bene. Allora, cosa pensi di questa festa? Beh, penso che si sta riempendo e speriamo che promette bene. Ti sei trovato bene a vivere qui, vero? Se sto ancora qui, penso di sì. E adesso passiamo un po' dietro. No, dai raga, mi prego. Abiti qui? Da quanto tempo abiti qui? 12 anni. Com'è stato crescere a Piazza 25 Luglio? Bellissimo, qua bellissimo perché facevamo un sacco di giochi quando eravamo piccoli. E siete sempre stati al sicuro in realtà? Perché essendo... Qui sì. Cosa ne pensi di questa serata? C'è un sacco di gente, però adesso va tutto bene. Va bene, grazie mille ragazzi, buona serata. Siamo qui con Nicola e Marisa che pur non abitando in questo quartiere ci tengono a partecipare ogni anno a questa festa. Allora, cosa pensi di questa serata, Marisa? Bellissima, dopo specialmente questa cover dei Nomadi che noi lo seguiamo sempre, allora mi piace. Come si vede anche stasera c'è anche molta più gente degli altri anni perché il gruppo attira, perché le canzoni, anche se non sono i Nomadi, però sono canzoni che li conosciamo tutti, gli anni nostri. Nicola, ti stai divertendo? Mi sto divertendo, sì. Va bene, grazie, buona serata. Siamo qui con Massimo, allora cosa ne pensi di questa serata? Ma io devo dire che questa serata è molto bella, è un'iniziativa interessante per un, diciamo, una comunità di 1300 anime. Speriamo che con l'anno venturo si organizzi magari qualcosa di più importante, però è una bella cosa, una bella riuscita, sono veramente contento. Tu è un po' che abiti nel quartiere, ti trovi bene? Sì, diciamo che la caratteristica di San Giacomo, visto che sono parecchi anni prima che venisse a abitare qua, che il centro mi manca un po', tutte le affezioni, diciamo, la gente che conosco da tanti anni. Qua però mi trovo bene, siamo un po' isolati rispetto a quella che è la realtà cittadina. Grazie Massimo, buona serata.
Con un'altra signora che abita in questo quartiere, da quanto tempo abiti qui? Sono 20 anni. Come ti trovi? Bene, tutto sommato, sì. Sei contenta? Sei stata contenta di abitare qui? Sì, sì. E come, cosa pensi di questa festa? Vabbè, una festa che sono tanti anni che hanno, da quanto hanno inaugurato questa piazza, che è stata chiamata il 25 luglio. È una bella piazza, è sempre stata una bella festa e... Anzi, mi dispiace perché quest'anno hanno organizzato anche abbastanza i ragazzi ed è ancora più bella, sì. Buona serata, grazie. Un amico con noi e siamo qui con Massimiliano, ti stai divertendo? Ciao, innanzitutto sì, tantissimo, come ogni anno trovo che sia una festa bellissima e quest'anno con la cover dei Nomadi penso che vada benissimo. Come dico sempre io, oh yes! Oh yes, grazie, buona serata! Grazie. E da Napoli è arrivata anche Federica. E cosa ne pensi di questa festa di quartiere? È una bella festa, molto carina, che devo dire? Ciao, grazie. No, la rifacciamo. Cosa ne pensa della festa? The music, it's a little hard. But the food, the rest of the people, the most wonderful thing in life. Thank you. Thank you. Hai capito allora? Buona serata. Grazie, thank you, thank you. Se tu non capirai.
La linfa di tutto gli applausi, più ce ne date più diamo anche a voi. Grazie. Sarà un funerale, non potremo
Adesso una canzone, per favore. Let's go.
state ancora dentro. Ho un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara.
sei. Bellissima la sua testa. Ogni volta che la facciamo... Questa è una canzone che dedichiamo a tutte le persone sfortunate che ogni giorno vogliono arrivare qui, in Italia. Ricordati di pregare per acqua. Senza te, da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, la mia sorte, il mio destino, la mia stella, il mio cammino, da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, ho negli occhi il mio destino. Adesso che ho passato il mare, regalami un coraggio forte come tu. Ora che ho lasciato la mia nave, ora ho in cuore una parola sola per te. La tua voce mi riscalda ancora, nel tuo abbraccio mi sogno ora, faccio i conti con la tua saggezza, senza te. Da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, la mia stella è il mio cammino, la mia sorte è il mio destino. Da che parte la mia terra, nascondendomi nel buio, ma riabbracciami, respiro l'aria fresca, fremito di rabbia dentro di me. Nei piedi sono freddo, piango, ma non passa, prega per me. Da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, la mia sorte, il mio destino, la mia stella, il mio cammino, la che parte la mia terra, dentro cuore la memoria, e negli occhi il mio destino, ma abbracciami.
cammino. Non è caldo come il sole nel mattino. Chissà com'era casa mia. E quel bambino che toccava in un cortile poi io. Successo.
voce! Ho difeso, ho difeso. Siete bravissimi, siete bravissimi. Io inviterei qua sopra. E non è facile per noi, eh? E siamo qui con Nadia, che da poco è venuta ad abitare a San Giacomo. Allora, cosa ne pensi di San Giacomo? San Giacomo è una realtà bellissima, vivibile e ti cattura il cuore. E di questa serata cosa ne pensi? Ti stai divertendo? Tantissimo, perché è come stare in una grande famiglia, quindi c'è un sacco, siamo tutti vicini, anche se c'è grande spazio. Grazie, buona serata Nadia, buon divertimento. Come vediamo, a Nicola si sta molto divertendo. Nicola è un ragazzo che abita da una vita a Piazza 25 Luglio. 23 anni. Allora, cosa ne pensi di questa serata? È molto divertente, finalmente poi con la cover dei Nomadi, che per noi è il gruppo simbolo. Ti piacciono i Nomadi? Quasi 20 anni di concerti. Allora, buona serata e buon divertimento. Ciao ciao. Siamo qui con Dora, allora cosa ne pensi di questa sera? È bellissima anche perché con queste canzoni a me ricordano gli anni belli della mia vita. E che posso dire ancora? È una bella festa, è organizzata quest'anno abbastanza bene e spero di continuare sempre così. Nel modo più possibile che si possa andare sempre avanti. Grazie Dora. Buona serata. Siamo con Ezio e Lorenza, due ragazze che sono dietro gli stand della festa. Ezio, allora, come sta andando questa serata? Sta andando abbastanza bene perché c'è molta gente e soprattutto abbiamo venduto molta roba, quindi penso che hanno apprezzato il cibo. Lorenza, tu è il terzo anno che collabori con il comitato di quartiere, allora cosa ne pensi? Tutto a posto? Tutto bene, è bello perché è una grande famiglia, quindi è sempre bello tornarci e partecipare comunque a questo evento che insomma riscuote molto successo a quanto pare. Come si sono comportate le persone? Sentiamo un po'. Ma guarda, non ci sono state grandi richieste, a parte un po' di maionese e ketchup, però tutto. Quindi non hanno fatto tante storie. No, no, quest'anno è andata molto meglio rispetto agli altri anni. Grazie ragazze, buon lavoro. Grazie a te, ciao. E siamo qui con Rino Bucci, il sindaco di San Giacomo. Allora Rino, cosa ne pensi di questa serata? Ma innanzitutto ci ha accompagnato il tempo, perché oggi pomeriggio il tempo non era molto buono. È una bella serata, la gente si sta divertendo e diciamo che questa, la festa del 25 luglio apre le festività San Giacomese per quest'anno. Grazie Rino, buona serata. A voi. Allora, come sta andando questa serata? Ah, benissimo, mi sto divertendo come un pazzo. Sei un fan dei Nomadi? No. Però è una bella serata. Sì, è una bellissima serata. Buona serata allora. Grazie, grazie, ciao a tutti. E siamo con Balli, che sappiamo bene essere una fan dei Nomadi. Allora, ti stai divertendo questa sera? Tantissimo, una bellissima serata, grazie al quartiere il 25 luglio. Tu è da un po' che abiti a San Giacomo, come ti trovi a San Giacomo? Benissimo, una favola. Grazie Valli, buona serata. Grazie. E siamo con Nicoletta, ti stai divertendo? Tantissimo. Sei una fan dei Nomadi? Non solo dei Nomadi. Ma mi piace proprio la musica. Quindi questa serata ti piace? Se a me piace la musica, piace cantare, ballare, ho sempre la radio accesa. Cosa ne pensi di questa festa in generale? Bella, bella.
bella, divertente, c'è un bel po' di gente, tranquilla, soddisfatta. Grazie Nicoletta, buona serata, buon divertimento. Luciano, il service, Pasquale Di Lorenzo e anche il grande Luigi, a cui piacciono i nomadi, Luigi, l'altro giorno a San Ferdinando gli ho fatto cantare anche una canzone dei nomadi, l'ho chiamato, l'ho portato in mezzo, sei bravissimo, sei Catanacci. Qual è Battisti? Questa l'aspettavate tutti, eh? Questa l'aspettavate tutti.
Chi in silenzio, chi nella mente. Anche voi. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio farmi male, voglio morire di te. Io voglio
sono solo i duratori, anche l'uomo capisce che morirà, anche l'uomo capisce che morirà. Il primo numero, cioè l'ultimo, è 2787. Bravo. No, è bravo, si vede che è andata a scuola. No. Allora, il decimo premio vince un buono spesa da 30 euro per da spendere a Copy Art di Termoli. Nono premio. Dammi. Vuoi dire tu? No. Allora il premio numero 9 è 2487. Bravo. Premio, il primo premio lo faccio dire a te. Secondo premio è il numero 0116. E vince un cellulare della Samsung da da prendere a Troni, Termoli. Primo premio. Mi piacciono i nomadi. I nomadi, ti piacciono. Allora il primo premio vince con il numero 3318. Con il numero 3318, un weekend per due. Auguri. Grazie a voi. Siamo con Pasquale Mascitto, uno degli sponsor della serata. Pasquale, ti è piaciuta questa serata?
Innanzitutto buonasera, sì, è stato un bel contesto, speriamo di poterlo ripetere anche l'anno prossimo insieme a Costanzo. Grazie Pasquale. Costanzo, due parole per finire tutto. Perché è uscita una buona serata, hanno mangiato e bevuto e ci sono divertiti. Grazie a tutti. Allora io ti ringrazio perché è stata davvero una bella serata e sono contenta che... Sono contenta che state crescendo sempre di più, davvero. Davvero, lo spero con tutto il cuore. Da San Giacomo è tutto, ci vediamo alla 16ª edizione. Grazie. Buona serata. Ancora una volta. Inside and out.